L'effetto delle riaperture nella provincia dell'Aquila, negli ospedali, e torniamo a fare il punto della situazione, ormai lo possiamo definire un nostro amico, il dottor Alessandro Grimaldi, primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Buonasera e bentrovato. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori di Onda TV. Allora, partiamo subito, insomma, dalla situazione attuale, cioè se adesso, dopo il cronoprogramma di riapertura che almeno in parte, almeno una parte è stato posto in essere, si vede l'effetto delle riaperture sui ricoveri ospedalieri. Abbiamo visto in questi giorni, in queste ore, un piccolo balzo della curva sul versante della provincia dell'Aquila, probabilmente, anzi sicuramente non denota uno stato di allarme, ma denota uno stato di allerta? Punto di domanda. Ma guardi, allo stato attuale è troppo presto per poter trarre conclusioni di questo tipo. Mi limiterei a dire che dal momento delle riaperture che ci sono state i primi di maggio ad oggi non c'è stato un incremento significativo dei casi ricoverati in ospedale, almeno nella realtà, ma addirittura mi sembra che ci sia stato un significativo decremento. È chiaro che in questa fase possiamo ancora avere delle oscillazioni, ma siamo come l'anno scorso in una fase estremamente favorevole, perché in genere anche l'anno scorso nel periodo maggio-giugno avemmo pochi contagi, però la grande variabile di quest'anno sono i vaccini che l'anno scorso non avevamo e quest'anno abbiamo, quindi si spera che poi questo scarso afflusso di pazienti negli ospedali possa perdurare in autunno, salvo la comparsa al momento non prevista e non prevedibile di varianti che sfuggono all'azione del vaccino. Ecco, proprio per evitare di ripetere a settembre, in autunno, quanto avvenuto l'anno scorso, perché poi sappiamo in ospedale come fuori si lavora da un anno senza soluzione di continuità, con ritmi più o meno estenuanti. Si parla in queste ore, dell'uso obbligatorio della mascherina, mantenerla, quanto mantenerla, se magari apportare delle modifiche. Lei cosa ne pensa? Diciamo che proprio per conservare questa situazione di relativa tranquillità, forse la dobbiamo avere o no? Ma io direi di sì, anche se l'OMS ha di fatto dato delle indicazioni del tipo se siete all'aperto e siete stati vaccinati, forse potete anche non metterlo. Però io direi che per prudenza continuare a mettere mascherina può essere un segno di intelligente prudenza, soprattutto in ambienti affollati dove si sta a contatto stretto con altri. Quindi io direi che ancora bisogna un po' attendere per vedere quello che può succedere. Però ecco, le mascherine io le terrei, insomma, non mi sembra il caso in questo momento di abbassare la guardia, è ancora un po' troppo presto per poter cantare vittoria. Io direi aspettiamo, vediamo se le cose vanno bene. Ci sarà, quando avremo raggiunto gran parte della popolazione col vaccino, allora in quel caso potremo cominciare a togliere le mascherine, soprattutto all'aperto. Certo. Anche perché sono casi rari, anzi direi rarissimi nella statistica, però pure si sono verificati, ecco l'ultimo a Sulmona, ma qualcuno anche in provincia dell'Aquila, di positivi nonostante la seconda dose del vaccino. Perché dipende, perché accade questo secondo lei? E soprattutto, quello che voglio chiederle, questi positivi finiscono negli ospedali? Ma guardi, allora, il vaccino non è che una barriera impenetrabile al virus. Il vaccino fa sì che nel momento in cui il nostro organismo entra in contatto col virus, quindi il virus in qualche modo può penetrare l'organismo, in quella fase si mette in moto immediatamente il sistema immunitario che riconosce il virus e a quel punto, diciamo, la risposta immunitaria dovrebbe essere efficace, cioè
dovrebbe bloccare la replica del virus. Però il virus in qualche modo può riuscire a contagiare l'individuo che viene. Però, e più delle volte si è visto che anche quando c'è il contagio con il vaccino, anche le forme di malattia sono molto tenui, cioè sono leggere. E quindi sostanzialmente direi che il vaccino ha una grande azione protettiva. Anche quando ce n'ha meno, in ogni caso, si svilupperà una malattia molto lieve rispetto invece a quella potenzialmente grave di chi non è vaccinato. Quindi per capirci, nessun reparto non è entrato finora un positivo vaccinato. Diciamo, la sintomatologia non è mai stata così No, acuta. almeno che io sappia, non da noi, cioè poi che possa essere entrato qualcuno, non lo escludo. Però è chiaro che quello che si è visto, diciamo, sui grossi numeri, che chi è vaccinato poi sostanzialmente ha anche una malattia, pure qualora si contagi, è una malattia molto lieve. Quindi non c'è alla fine un gran problema. Ecco, cioè se sviluppa una malattia, in quei rari casi in cui sviluppa la malattia è molto lieve, cioè non sviluppa la polmonite, ma Certo. tuttavia svilupperà una forma tipo malattia da raffreddamento, ecco, che cambia ovviamente le prospettive del paziente. Sì, anche perché poi l'efficacia del vaccino sta proprio nella mancata evoluzione fino all'organo polmonare. Probabilmente sarà un virus nelle secrezioni, nelle mucose, queste Eh sono sì, ancora. probabilmente il virus replica nelle vie aeree superiori, ma poi non dà una manifestazione d'organo, d'apparato, insomma. Allora, a proposito di vaccinazione, si sta facendo uno sforzo incredibile, come lei sa, perché la provincia dell'Aquila ha 108 comuni, di raggiungere anche comuni sotto i 500 abitanti per creare le cosiddette COVID-free, quindi andare a caccia di deboli, di fragili sui monti. Devo dire che è partita bene, con il piede giusto, questa campagna vaccinale. E però, certo, siamo vicini all'estate delle riaperture, del turismo lento naturale. Quanto è importante per lei creare degli hub vaccinali appositamente per i turisti che staranno su questo territorio almeno 2 o 3 settimane, se siamo pronti a questo. Guardi, questo in linea di massima sarebbe auspicabile, anche se, come ha detto il generale, poi alla fine converrebbe che prima che uno parta per le vacanze si vaccini. Cioè sarebbe opportuno prima di partire farsi vaccinare. È chiaro che se non si riesce a fare la vaccinazione, se qualcuno riesce a offrire la vaccinazione in vacanza e ha un'organizzazione tale che gli permette di fare questo, questo tipo di approccio è benvenuto. Il problema è che tutto ciò richiede un'organizzazione molto molto efficiente, perché ci possono essere persone che magari vengono, faccio un esempio, dalla Val d'Aosta e che debbono dimostrare di non essere state vaccinate e vengono a vaccinarsi qui. La vaccinazione in vacanza è più, diciamo, un modo per attrarre persone, però le difese contro il vaccino, soprattutto dopo la prima dose, non è che si sviluppano subito, cioè si sviluppano dopo 10-12 giorni gli anticorpi neutralizzanti che ci proteggono. Quindi vaccinarsi in vacanza bene è un'ottima cosa. Serve pure per dare la possibilità a tante persone di andare in vacanza senza dover aspettare preventivamente il vaccino, però mi rendo pure conto che l'organizzazione che ci deve essere dietro non è facile. Quindi, insomma, se uno può, l'auspicio è che prima di partire per le vacanze si vaccini. Cioè, richiede un'organizzazione notevole, perché poi c'è pure il problema che io posso fare la prima cosa, non so, vado in vacanza a Scanno, mi fanno la prima dose di vaccino e poi però quando torno in Lombardia, a Roma, dovrei fare la seconda dose. Quindi pure lì mettere in comunicazione varie ASL, strutture, insomma, la vedo un po' difficile come situazione, però se si ha l'organizzazione giusta la si può perseguire. Mi sembra che il generale Figliuolo abbia detto che sarebbe più opportuno vaccinarsi prima di partire. Certo.
Anche perché sappiamo che già il sistema, come è organizzato oggi, fa comunque fatica, no? A reggere il ritmo, per cui insomma sarebbe uno sforzo notevole. Oggi è Io. venuta fuori la notizia che probabilmente dal 10 giugno, dalla metà di giugno, visto che ormai si sono vaccinate le categorie più a rischio, cioè da 60 anni in su, eccetera, i pazienti fragili, ci possa essere, diciamo, una vaccinazione senza limitazioni, cioè quella serie, vacciniamo chi viene chiamato. Quindi ritengo, per esempio, dal mio punto di vista, che sarebbe molto buono vaccinare i giovani prima dell'inizio della scuola. Quindi dovremmo arrivare a vaccinare giovani insegnanti, quelli che mancano, quelli pochi che mancano, prima che ricominci la scuola. Sì, dai maturandi poi adesso bisogna abbracciare tutta, no? La nostra. E poi Anche. i maturandi passeranno alcuni giorni all'interno dell'aula. Però è chiaro che, diciamo, l'auspicio forte è che la scuola possa riniziare con tutti i nostri ragazzi vaccinati, peraltro coscienti del fatto che ormai il vaccino Pfizer è, diciamo, disponibile, per studi che ne hanno valutato l'efficacia e la sicurezza, da 12 anni in su. Quindi tutti coloro che hanno più di 12 anni possono essere vaccinati. Allora, io l'ho vista molto impegnata nelle scorse settimane, ma credo che insomma tuttora sui long, sui post-Covid. Certo, ci sono ancora questi casi di chi viene dichiarato guarito formalmente, poi dopo 2 mesi torna in ospedale. C'è stato il caso qui in Valle Peligna, di insomma, una persona che aveva un quadro clinico particolarmente compromesso, guarito il 1º maggio, poi purtroppo si è arrivati al decesso, ma lì molto incidono le patologie pregresse. Quello che le volevo chiedere è se, insomma, c'è stata anche una evoluzione di cure per il post-Covid, perché il tampone negativo sappiamo che non risolve, almeno in alcuni casi, problemi. Purtroppo è così, cioè io sto lavorando molto su questo perché anche sfruttando un po' con la mia equipe, sfruttando un rallentamento del numero dei ricoveri, cioè mentre prima ricoveravamo 3-4 persone al giorno, adesso gli arrivi settimanali sono per fortuna sporadici, i ricoveri. Però invece stiamo vedendo un afflusso abbastanza importante di coloro che hanno le conseguenze del Covid, cioè dovremmo immaginare un po' il Covid come un fiammifero che accende una miccia che poi si spegne. A volte la miccia si spegne spontaneamente e a volte invece continua a bruciare e quindi quando continua a bruciare per un po' di tempo, diciamo oltre i 3 mesi, quindi le 12 settimane, si parla di long Covid. C'è una prima fase dopo il Covid in cui i pazienti hanno i postumi immediati, no? Possono avere, diciamo, una persistenza di alcuni sintomi che già avevano durante il Covid. Non so, faccio un esempio, un dolore toracico, il fiato corto. Ma Certo. se i sintomi persistono e noi vediamo sintomi di tutti i tipi, cioè capitano persone che per esempio hanno anosmia oppure cacosmia, cioè per dire, no? Hanno difficoltà a sentire gli odori corretti, cioè un odore di rosa si può trasformare in odore di fogna, oppure disturbi della vista, oppure aritmie, oppure fiato corto, difficoltà a fare le scale, oppure un quadro di sindrome ansioso-depressiva a volte, no? O un appannamento della vista, oppure molto spesso ci riferiscono disturbi neuropsichici, cioè come depressione, ansia, ma anche la cosiddetta brain fog, cioè come un annebbiamento della mente, delle capacità cognitive, mnemoniche, cioè la gente ha difficoltà a concentrarsi, a ricordare le cose. E quindi sono problemi importanti, oltre al fatto che si innescano malattie infiammatorie ai polmoni, abbiamo visto delle tiroiditi importanti, cioè infiammazioni della tiroide, abbiamo visto infiammazioni delle ghiandole salivari, degli occhi, insomma c'è una persistenza di patologia che merita di essere studiata. Ci può essere un'insufficienza renale cronica che persiste, danni al fegato che persistono,
danni importanti al cuore, cioè come, o al polmone, cioè fibrosi sia cardiaca che polmonare. Quindi credo che nei prossimi mesi e forse anche nei prossimi anni, siccome questo è un virus molto subdolo, insidioso, oserei dire un po' vigliacco, e poi è un virus che purtroppo dà danni, siccome dà una malattia sistemica che colpisce un po' tutti gli organi e gli apparati, purtroppo, e colpisce soprattutto i vasi, gli endoteli. Quindi può colpire un po' tutti gli organi e gli apparati e ci può essere purtroppo per alcuni una persistenza importante dei sintomi e si calcola diciamo intorno al 20% delle persone. Nell'immediato post-Covid invece possiamo arrivare a una persistenza dei sintomi anche nell'80% dei pazienti che hanno. Allora, io prima di chiudere la lascio parlare, diciamo così, cuore a cuore con l'utenza più o meno giovani, insomma, per diciamo, chiudere un po' le fila del discorso, quali le raccomandazioni per questa estate alle porte? Ma Bene. ragazzi, io direi che l'appello può essere questo: ragazzi, l'estate è bella, è un periodo meraviglioso, è il periodo in cui dopo che uno ha lavorato, ha studiato, eccetera, può godersi le meritate vacanze, non trasformiamo poi le vacanze in qualcosa di negativo. Cioè cerchiamo di mantenere quel minimo di prudenza, di distanza, soprattutto coloro che non sono stati vaccinati. E aspettiamo con serenità di essere vaccinati. Perché lo dico? Perché anche nei giovani abbiamo visto che c'è una malattia che poi molti dicono: ah, vabbè, ma tanto se vengo colpito dal Covid, poi sai, nel giovane il Covid tutto sommato raramente uccide. Non è proprio così, ma soprattutto abbiamo visto giovani che poi hanno avuto i postumi del Covid di cui parlavo prima. Quindi abbiamo visto giovani, adolescenti che hanno la persistenza di alcuni sintomi, pur non avendo avuto una malattia eclatante. Le faccio solo un esempio. Sono venuti due marito e moglie a trovarmi per essere visitati in ambulatorio e mi hanno parlato della figlia che aveva contratto il Covid, ragazza adolescente molto brava. Prima del Covid, con tutti i voti molto alti a scuola. Dopo il Covid, questa ragazza ha cominciato ad avere problemi a scuola, ad avere, diciamo, qualche voto basso, qualche insufficienza. E io ho detto immediatamente alla madre, di mettermi in contatto con l'insegnante, perché chiaramente il Covid può andare ad influire sulle performance intellettive delle persone, come dicevo prima. Per cui è possibile che magari cali la capacità di memorizzare le cose, cali la capacità di concentrarsi, di attenzione, di apprendimento. E quindi non si può trattare queste persone come persone normali, ma bisogna tener conto che hanno avuto una malattia che purtroppo può condizionare pesantemente il futuro. Allora, per evitare tutto ciò, cerchiamo di continuare a mantenere le regole di distanziamento e cerchiamo di arrivare a una situazione più tranquilla quando avremo vaccinato, come tutti auspichiamo, gran parte della popolazione. Allora, grazie anche per questa sera, dottor Grimaldi. A presto e buon lavoro. Grazie a voi e buona serata a tutti i telespettatori. Arrivederci.